Non ho motivi di credere che sia la persona giusta. Inoltre sono sicuro di aver visto un uomo in quell'auto. Se ricordo bene, questo Evola dovrebbe essere il titolare della Dream Race, quindi è proprio lui il proprietario dell'auto. Forse a casa di questo Roberto Evola troverò un'altra tessera del mosaico. Non ho nessuna voglia di scavare tra i rifiuti. Un comune cassonetto. Sembra piuttosto pulito. Da questa parte dovrebbe essere possibile scavalcare. Sì, posso usarlo per intrufolarmi nella villa. Sembra una di quelle videocamere a circuito chiuso. Ne abbiamo molte nell'ospedale dove lavoro. Forse posso tagliare il filo che lega la videocamera alla corrente. Fatto. Ora sono ciechi. Ho sempre desiderato dirlo. Sembrerebbe che Evola stia per bruciare dei documenti nel camino. Devo sbrigarmi. Ho sempre pensato che il free climbing non fosse il mio forte. Ma direi che c'è una prima volta per tutto. Così posso sigillare la finestra. Ne taglierò un pezzo. Ecco fatto. Evola sarà presto costretto a uscire. Che diavolo succede? La canna fumaria! La valigetta di Cristoforo! Spero che le prove più importanti non siano andate bruciate. Ricevute, estratti conto, documentazione di finanziamenti concesse alla Dream Race dal Banco di Ostia Antica. Allora Antonio Marano aveva ragione. Ecco perché non gli hanno mai inviato i dossier che richiedeva. La Dream Race beneficiava di finanziamenti a profusione, restituendone solo una minima parte. Nessuna traccia di progetti umanitari. Eppure la banca continuava ad attingere dai fondi provenienti dallo IOR. C'è perfino una nota riguardante Massimino. Una parte del denaro passava regolarmente tra le sue mani. Perché? Non posso crederci. Un giro di riciclaggio di denaro. Il Banco d'Ostia Antica, Evola con la sua Dream Race e la banda di Massimino veicolavano ingenti somme l'uno nelle mani dell'altro tramite un conto dello IOR. Maledizione, quei conti sono cifrati, non c'è modo di provarlo.
Devo escogitare qualcosa. Eccoti qua. Lasciatela respirare. Sono un medico. Signorina, come sta? Ma questa... una pistola. Non chiamare nessuno. Si rende conto che ha avuto un incidente? Ha bisogno di andare in ospedale. No, niente ospedali. Altrimenti sono morta. Non preoccuparti, ti spiegherò tutto. Ma fai come ti dico. Si regga a me. Andiamo. Abito qui sopra. Cerca di non muoverti troppo. Hai subito uno shock. Sì, come no. Fatti dare un'occhiata. Dovrei davvero accompagnarti al pronto soccorso. Ti ho detto niente ospedali. Sto bene. Il colpo più forte l'hai preso alla testa, ma non sembri ferita. Puoi dirmi il tuo nome? Silvia. Bene. Silvia, e poi? Il cognome? Al primo appuntamento. L'ho chiesto solo per... non importa. Sapresti dirmi quanto fa 4x3? Cosa? Devo capire se le tue capacità di ragionamento sono rimaste inalterate. Rispetto a che? Sempre stata scarsa in matematica. Cerca solo di rispondere, per favore. E va bene. Basta che la piantiamo. 12. Contento? Credo che lo shock sia stato meno incisivo di quanto credessi. E in genere, dopo quante domande idiote lo capisci? Genio? Hai dolori? Al braccio o alla testa, per esempio? Hai vertigini? Vista annebbiata? Mi gira la testa. Mi fa un po' male il ginocchio. Sì. È normale. Sembra che sia tutto a posto. Niente che non possa risolversi con una dormita, direi. A quanto pare non morirò stasera, vero? Forse. Ad ogni modo non puoi muoverti. Quindi se non vuoi l'ospedale, stanotte devi restare qui. Proprio uno come te doveva capitarmi. Che vuoi dire? La foto con quel tipo, la faccia da bravo ragazzo, il crocifisso alla parete... Scommetto che hai anche una Bibbia in tasca, signor... prete. Quello non è il mio... E io non sono un... Ehi, credo che sia il tuo turno di dare qualche spiegazione. Questo non è un confessionale. Perché giri con una pistola? Ci siamo. Stavo andando al poligono di tiro. È rilassante, sai? Sparare alle sagome, scaricare lo stress. No, non è permesso uscire dai poligoni con un'arma. E quella è un'arma vera. Oh, ma allora non sei tanto ingenuo. Prete. E va bene, mi hai beccata. Te lo richiedo. Perché giri con una pistola? Una ragazza non... Non hai il diritto di difendersi dalla brutta gente che gira a quest'ora. Usi quest'arma per autodifesa? Quindi avrai il porto d'armi. Certo, ma devo averlo lasciato nell'altra giacca. O magari è volato via quando sono stata investita, che ne dici? Anzi, potresti averlo preso tu per incastrarmi. E la foto che portavi in tasca? Conosci l'uomo che è accanto a me nell'immagine? No. E perché hai una sua fotografia? Perché? Voi preti non avete foto di perfetti sconosciuti nel portafoglio? Come li chiamate? Santini, giusto? Cambia tono, ragazza.
Quell'uomo è un mio amico e in questo momento sta lottando per la vita. Ho capito. Vuoi la sua foto come ricordo? Bastava chiedere. Adesso basta! Voglio solo capire cosa diavolo sta succedendo. Ho bisogno di sapere se lo conosci. E perché? Ok. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. Questa foto era nel portafoglio che ho rubato. Sei una ladra? Solo quando si avvicina l'ora di pranzo e non ho spiccioli. E hai rubato il portafoglio del mio amico? Sì, stamattina. Abbiamo finito? Mi assolve, padre? Stai mentendo. So che stai mentendo. Ma non capisco perché. Che cosa posso dire? Ognuno ha i suoi problemi. Il mio è quello di non essere troppo convincente. Il tuo è quello di circondarti di persone che talvolta ci restano secche. O quasi. Dobbiamo riflettere. Entrambi. Io sul perché mi sia fatto convincere a ospitarti qui. E tu sul perché delle bugie che racconti in giro. Per ora ti lascio in pace. È ovvio che non riuscirò a tirar fuori niente da te. D'altra parte, non credo che tu sia in condizione di andare via da qui. Ma non si sa mai. Quindi meglio prendere delle precauzioni. Più tardi farei meglio a dirmi tutto. Forse hai evitato l'ospedale, ma non costringermi a chiamare la polizia. Amen. Non ho molto tempo. Non ho portato a termine il lavoro, quindi manderanno al più presto qualcuno per sistemare le cose. Non devo farmi cogliere di sorpresa. Forse posso realizzare qualcosa con questa. Non voglio pulire questa stanza, ma penso che possa essere utilizzato in modo più creativo. Questo fantoccio ingannerà l'uomo che manderanno, per il tempo che servirà. Non mi resta che spegnere la lampada. Mi nasconderò fra gli scatoloni dietro la porta. Credo che non tarderà ad arrivare qualcuno. Arrivando qualcuno. Lo sento. Ma quell'uomo è morto. Chiamo la polizia. Tu non chiami nessuno. Quell'uomo era qui per farmi secca. Per ucciderti? E perché? Allora non hai capito proprio niente. Ero qui per uccidere te, prete.